coro. Noi. È una protesta silenziosa. Come hanno tenuto in silenzio i voti del popolo? Non si possono pensare di fare i governi all'interno delle segreterie del Partito Democratico. A questa frase manca un finale. La sovranità appartiene al popolo, non a Partito Democratico, né tantomeno a Renzi. Si porta subito a fare la legge elettorale. Altrimenti non occorrerà tanto tempo. Altrimenti è davvero un fuoco di paglia. Bisogna evitare che si traduca il tutto in un fuoco di paglia. Oltre al danno alla beffa, con quale legge elettorale? È quella che dipende, cioè, se passa, se fanno passare il proporzionale, vuol dire che Renzi e Berlusconi rischiano di mettersi assieme. Questo è il rischio vero. Non si sente un po' responsabile di questo caos elettorale, visto che tutto è iniziato dal Porcellum, che è stato, diciamo, bocciato dalla Consulta? Ma vede, se una legge elettorale dura 10 anni, mi chiedo perché siano passati 4 presidenti del Consiglio e 4 maggioranze diverse con governi di destra e di sinistra e nessuno l'abbia mai modificato. Io ho avuto la sincerità, una volta che furono introdotte delle modifiche a un progetto originale, di dire alla fine quello che è venuto a fare è una porcata, quella è la mia responsabilità, ma non certo l'averla scritta.